Il monastero di Ambayas Galant è così, a metà tra il mondo e il cielo, cui aspira, in un posto indefinito della Mongolia, delle sue praterie e della sua natura, in un posto che non ha un senso storico né tantomeno geografico, in un posto che vale qualsiasi altro, ma abbastanza lontano dalla strada principale dai paesi da poterti far sentire lontano dal mondo terreno, e pronto per pensare in su, scevro da mondanità, aperto ai metri sopra il cielo. Domina il silenzio terreno, incute la voce celeste.